Buongiorno, vi avevo detto che ho fatto un video di pochi minuti per avvisarvi del viaggio. Allora, noi partiamo oggi, quindi non siamo in grado di informarvi della ricarica, o meglio di mostrarvela. Quindi sotto questo video, specificamente sotto questo video, quando vedete la ricarica o vedete all'ATM postale che la carta è stata ricaricata, scrivetelo qua sotto così lo sanno anche gli altri e vanno a vedere. Vi ho detto indicativamente il periodo va dal 27 al 2, perché alcune regioni non si sa perché a volte le caricano con un giorno, scusate, con un giorno di ritardo. Però voi già cominciate a vedere dal 26, ecco. E una volta che vedete, scrivetelo qua sotto, dicono tutti voi, così gli altri lo sanno e vanno a vedere, ecco, vi tenete un attimo informati. Verranno pubblicati altri video, ma sono stati inseriti in automatico, li ho messi nella timeline di caricamento e quindi li caricherà il sistema da solo senza che noi possiamo obiettivamente commentare o scriverci sotto, perché potete immaginare per una settimana circa siamo quasi in altre cose. Dovrei rientrare martedì, comunque quando rientro vi faccio il video con scritto sono tornato, così lo sapete, lo sapete anche così potete tornare a telefonare. Invece di chiamare e trovare la linea sempre libera, ma non risponde nessuno. Intanto vi auguro un buon weekend, spero che vada tutto bene a tutti. Una piccola postilla che riguarda quello che ha fatto il governatore De Luca. Io capisco le sue ragioni. Il governo gli aveva promesso la stabilizzazione di 15.000 precari e tutto quanto. Capisco che non avendolo ancora fatto gli siano girate un po' con le scatole, mi va bene. Però facendo così mette nei casini 91.000 persone, che sono le persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza, sì, i percettori del reddito in Campania, che sono più del 10% di tutta l'Italia. Cioè la regione col maggior numero di carte, di percettori, quindi 91.000 percettori, non so esattamente quanto siano grandi ogni nucleo familiare, si trovano ad avere l'accesso ai navigator. Per una questione politica, tu metti nei casini delle persone dal punto di vista lavorativo, e dal punto di vista, sociale. Non mi sembra un comportamento da persona responsabile. Te la vedi col governo per la politica, ma non metti di mezzo chi non c'entra, perché non c'entrano. Per una questione di puntiglio, perché alla fine si tratta di puntiglio, perché sai benissimo che non è che facendo così il governo stabilizzerà i precari. Non sto dicendo che il governo abbia le sue colpe, le ha, però tu non reagire come un bambino a cui non hanno dato la caramella, perché fare così è comportamento infantile. Ti impunti, dall'altra parte si impunteranno e non si risolverà niente. Intanto però la campagna, rispetto alle altre regioni, rimarrà bloccata e la fase 2 non potrà partire. Se a te va bene, ok, però prenditi anche la responsabilità delle tue scelte. Detto questo, io vi saluto tutti quanti, vi saluta anche l'essere peloso che fra un po' finisce nel fortino, ma ci sta volentieri, basta che ci mettiamo la sua copertina, che può mangiare, sperando che quando torniamo sto caldo modello sauna se ne sia andato, un bel caldo asciutto, secco. Quello che serve alle persone, il nostro budino. E vi ho detto quando torno metto il video, un video con il titolo Sono tornato, così sapete che ci sono e potete tornare a telefonare. Ciao a tutti, a presto.